Alleluia, facciamo un applauso a Gesù, al Signore dei Signori, al Re dei Re, al Liberatore, al Salvatore, al Redentore, al Figlio di Dio, colui che può salvare, benedire la tua vita. Grazie Padre, grazie Signore, vi invitiamo ad accomodarvi e diamo il benvenuto a quanti vi trovate per la prima o per le prime volte. Forse sentite un'energia, una potenza dentro questa sala, dentro questo luogo, questa potenza, questa energia che voi potete avvertire è la presenza dello Spirito Santo. La presenza di Dio ha cambiato e trasformato i cuori dei più che si trovano qui, ma questa sera voglio darti la buona notizia che anche il tuo cuore, anche la tua vita può essere cambiata e trasformata semplicemente se tu stasera apri il tuo cuore a Gesù. Amen. Voglio leggervi brevemente solo un verso della lettera ai Filippesi, nel quale è scritto: rallegratevi sempre nel Signore, ripeto ancora, rallegratevi. Amen. Oggi è un giorno di gioia, oggi è un giorno di festa, perché abbiamo 10 anime. Abbiamo 10 anime. Quanti vi trovate nelle ultime file? Il pastore fa segnali di accomodarvi, quindi vi invitiamo a prendere posto. Gloria a Dio per quante persone questa sera sono qui presenti. È motivo di ringraziare il Signore per come Lui chiama. Questa sera avremo adolescenti che entreranno nelle acque battesimali, avremo adulti che entreranno nelle acque battesimali. Non c'è distinzione, ma una cosa è chiara. Gesù ha detto: chi avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato. Questi cari hanno creduto e ora vogliono sancire questo patto con Dio. Il battesimo significa sepoltura della vita del peccato e risurrezione a una nuova vita. Quindi, come ho letto poc'anzi, oggi è un giorno di festa. Rallegratevi nel Signore. E dice: rallegratevi sempre nel Signore. Lo ripeto ancora, quindi mette enfasi di rallegrarci. Amen. Quindi non ci sia tristezza nel tuo volto, ma di alla persona a fianco a te: sorridi, perché Gesù ti ama. Diglielo. Amen. È giorno di allegrezza. E nel Vangelo di Luca ancora è scritto che per un solo peccatore che si ravvede c'è gioia lassù nel cielo. Amen. E stasera c'è più di uno, più di due, più di tre, sono ben 10. E quindi li vorrei chiamare a uno: Aurora Arena. Tutti quanti: Aurora, Anna, Andrea, Donata, Tommaso, Rosa, Salvatore, Gabriele, Stefania, Giada. Venite, accomodatevi. Ci racconteranno brevemente quello che è successo nella loro vita e il motivo della loro decisione. Vedete, nelle loro casacche c'è scritto: ho deciso. Quindi per trovarsi qui è perché hanno fatto una scelta, hanno deciso. E quindi, arrivato a questo punto, invito partiamo dalla più giovane, partiamo da Aurora, vai. Facciamo un applauso a questa giovane. 14 anni, Dio ti benedica, vai. Ciao a tutti, grazie per essere venuti qui. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Aurora e ho 14 anni. Vi racconterò brevemente la storia della mia vita. Io innanzitutto sono nata in una famiglia cristiana. A soli 6 mesi i miei genitori mi hanno proprio presentato in questa chiesa, quindi questa è la mia seconda famiglia. Amen. Sono nata...
Sono nata in una famiglia che mi ha amato e coccolato fino al mio primo giorno in cui appunto sono venuta al mondo. E la mia vita è sempre stata splendida perché il Signore è stato sempre con me nei momenti più difficili. E già quando avevo solo 6 mesi... Sì. Stavo morendo per un'ulcera allo stomaco, ma grazie a Dio abbiamo trovato un dottore che ha scoperto cosa avevo e mi hanno curata. Successivamente continuavo ad andare avanti, sono cresciuta in una famiglia che mi ha impartito dei valori, dei principi che ancora oggi, grazie a Dio, ho. A soli 10 anni, quando mia madre... Mia madre si ammalò e per me diciamo che è stato molto brutto. E mi sentivo il mondo che mi cadeva addosso, ma grazie a Dio ho avuto una promessa che lei sarebbe guarita. E perciò andavo avanti ogni giorno con questa promessa. E nonostante lei sia stata malata per 4 anni, a casa mia non c'è mai stata una lacrima oppure scoraggiamento, ma sempre forza di andare avanti, la forza che ci dava il Signore, la gioia e la benedizione che riversava sulla nostra famiglia. Tutta la mia famiglia mi è stata sempre vicino, ho avuto anche altre persone che mi sono state vicino, e le ringrazio. Mi ha dato il dono della danza. Grazie a questo io ho avuto modo di sfogarmi, di danzare per lui insieme al mio gruppo, che è anche qui oggi, e i miei insegnanti che li ringrazio. E quindi il Signore mi ha dato tante gioie e soddisfazioni nella mia vita, anche se ho solo 14 anni, e mi è stato sempre accanto. In questi 4 anni specialmente mi ha fatto vedere cose che neanche io avrei mai sognato e desiderato, e so che ha altre cose in serbo per me. Solo 2 mesi fa mia madre se n'è andata. Ma so che il Signore è lì, col Signore che ci sta guardando oggi dall'alto, e lei sarà sicuramente felicissima. E a me sono rimasti i suoi principi, il suo amore, e lei per me è stato un esempio di forza, di benedizione, veramente di fede, perché lei mai si è arresa e mai ha mollato la spugna, ma sempre ci incitava ogni giorno ad andare avanti con l'aiuto di Dio. Infatti sono oggi così grazie anche a lei che il Signore mi ha donato, e sono contenta perché penso a tutte quelle persone che non hanno neanche una famiglia, non ha una mamma neanche solo per un giorno, e io invece lo ringrazio perché ce l'ho avuta per 14 anni e lei mi ha amata e coccolata al massimo. Concludo dicendovi che proprio Dio è stato sempre con me in ogni momento, in ogni istante. Ancora per me è difficile, però grazie a Lui che mi dà la sua forza, io vado avanti ogni giorno, perché ci sono momenti in cui niente e nessuno, cioè sono sola e nessuno può consolarmi, ma solo Lui riesce a colmare quel vuoto più grande nella mia vita. E per questo lo ringrazio e incoraggio ognuno di voi a sperare in Lui, perché vedrete così grandi. Lui è buono e ci ama. Amen. Grazie Aurora. Donata. Prendete respiro, respirate. Io sono particolarmente emotiva, quindi scusatemi. Allora, pace a tutti, io sono Donata e sono cresciuta in una famiglia cristiana, la tribù Basile per chi la conosce. Sì. Esatto. Ok. Sin da piccola il Signore mi ha protetta e mi ha salvata durante un brutto intervento nel quale stavo perdendo la vita. Durante l'adolescenza ho affrontato diverse difficoltà, sia familiari che personali. E in quei periodi in cui io avevo
queste difficoltà io mi arrabbiavo con Dio, mi allontanavo dalla chiesa, infatti entravo ed uscivo dalla chiesa, i pastori infatti lo sanno che ogni tanto c'ero, ogni tanto no. Ma in questo periodo comunque dove io mi allontanavo sentivo la presenza di Dio più forte che mai, mettendo vicino a me persone che mi aiutavano, mi riportavano nella giusta via. E in questo periodo sono partita, sono andata via di casa, mi sono trasferita a Brescia e sono maturata tanto, e sia in modo personale ma soprattutto nella fede. Stando soli è difficile, quindi ti aggrappi alla sola cosa vera e forte che senti. E durante l'ultima prova pesante mi sono arrabbiata con Dio, però stavolta ho deciso di non allontanarmi, ma di aggrapparmi e affrontare questo dolore insieme a Lui, che mi ha resa più forte. Stavolta però Dio mi disse: io ti ho sempre dato, perché ogni volta che chiedevo Lui mi dava sempre, e tu invece cosa mi hai dato? La mia risposta è stata istintiva, lo dissi senza pensare troppo. Dissi: io ti darò tutta me stessa, perché ho capito che non basta credere, ma bisogna appartenere a Dio. E Dio appartiene a me. Oggi ho deciso di battezzarmi perché voglio essere la sposa di Cristo e vivere per sempre le gioie e i dolori insieme a Lui, per essere più forte. Amen. Pace. Questa è la nuova vita con Cristo. Vogliamo a questo punto chiamare questa bella coppia, Tommaso e Rosy, venite qui davanti. E vedo che Tommaso è già pronto per partire con la testimonianza. Vuoi iniziare tu, Tommaso? Sì, sì. Ok, vai. Pace, fratelli. Mi chiamo Tommaso, la mia vita... Prima di conoscerla, il Signore era un incubo. Avevo il vizio del gioco e anche quello del bere, alcolici. Poi un giorno un amico mio mi ha fatto conoscere Rosy, mia moglie. E la mia vita è cambiata. Ho conosciuto questa chiesa grazie al fratello Antonio e alla sorella Mary. All'inizio non ero molto aperto al Signore, però grazie a mia moglie e ai miei fratelli ho scoperto l'amore del Signore e mi impegnerò a cambiare sempre la mia vita. Grazie, facciamo un applauso. È già un miracolo che Tommaso ha testimoniato e ha parlato. Beveva alcolici, una vita lontana da Dio, ma nel momento in cui lui ha aperto il suo cuore al Signore, la sua vita è stata cambiata ed è ancora in un processo di trasformazione. Dio ti benedica, Tommaso. Rosy. Respiro. Facciamoci un applauso. Pace a tutti, io sono Rosy. Io ero cattolica come tutti, ma non praticavo molto la chiesa e neanche pregavo molto. Non so perché, forse perché ancora non avevo conosciuto il Signore veramente. Io prima di entrare in questa chiesa ero piena di difetti, ero molto orgogliosa e quando qualcuno mi faceva uno sgarro non me ne facevo passare una. Avevo molti contrasti con mio marito, sempre a causa delle nostre reciproche famiglie. Da 2 anni a questa parte il Signore ha portato molti cambiamenti nella mia vita. Il primo miracolo me l'ha fatto nel percorso della mia ultima gravidanza, come vi ho già raccontato qualche settimana fa, quando ho presentato mio figlio. Oggi il Signore sta portando molti cambiamenti nella mia vita. Ancora non sono una figlia perfetta per il nostro Signore, ma ogni giorno che passa mi impegno sempre a modificare il mio carattere ed essere una figlia, una madre e una moglie perfetta. Con mio marito invece di attaccarci sempre come facevamo prima, cerco sempre di avere un autocontrollo e cercare di discutere e cercare una soluzione ai nostri problemi.
invece di attaccarci a vicenda. Il Signore è grande, finalmente ha riempito il vuoto che io sentivo dentro e mi ha riempita d'amore, coraggio e fede e tanto altro. Oggi, quando ho difficoltà, non mi abbatto più come prima, sono molto più fiduciosa, perché so che il Signore mi ama e non mi abbandona mai. Come diceva il pastore Affio l'altro giorno, il battesimo è una cosa importante, è la nostra nuova rinascita. Oggi morirà la vecchia Rosi per rinascere una nuova Rosi, che si impegnerà ogni giorno a portare agli altri la sua testimonianza e la parola del Signore. Perché solo il Signore è capace di grandi cose, è capace di spezzare catene, di cambiare vite e di fare miracoli. Io sono sicura che il Signore sa cosa affligge ogni giorno il mio cuore. E quello di mio marito. E sono sicura che quando sarà il momento ci aiuterà anche in questo, a trovare un lavoro e una casa da poter crescere i nostri 4 figli. Grazie Signore per quello che fai per me ogni giorno e per quello che ancora farai nella mia vita. Io sono fiera e orgogliosa di essere tua figlia e per me oggi è un nuovo inizio. Grazie padre, da oggi in poi mi farò modellare come tu mi vuoi, sarò quello che tu vorrai Signore. Io ringrazio mia sorella Mary e mio fratello Antonio per avermi fatto conoscere che cosa significa amare il Signore. Per me è stata davvero una nuova rinascita, grazie ancora. Gloria a Dio, gloria a Dio. Dio interviene nelle famiglie, li cambia e mette la sua pace. Gabriele e Stefania, loro sono fidanzati e hanno deciso pure loro di fare questo passo. Prego. Pace a tutti, sono Gabriele e volevo essere battezzato perché credo nel Signore e la mia vita è cambiata e ho scelto di seguire a Lui. Amen. Pace a tutti, sono Stefania e credo nel Signore. Voglio seguire il Signore e voglio essere battezzata. Amen. Poche parole ma precise e decise. Andiamo avanti con Andrea Romano. Prego, quanti anni hai tu? 15. 15 anni, 14, 15, vedete, Dio opera. Dio opera nella gioventù, gloria a Dio. Pace a tutti, io ho 15 anni e fin da piccolo io ho rischiato la vita perché ho avuto un cordone ombelicale attorno al collo. Però il Signore mi ha salvato anche in questo. Ho iniziato a frequentare qualche campeggio cristiano con mio cugino. E uno di questi campeggi io ho conosciuto il Signore. Il Signore mi ha dato un amore che non ho mai conosciuto in nessun'altra cosa. E prima ero un ragazzo triste e non avevo una vera speranza su quello che era la salvezza, l'eternità, però il Signore ha operato nella mia vita e oggi sto facendo un passo importante che è quello di battezzarmi. Amen. Grazie Andrea per la tua testimonianza. Dio è il Dio dei giovani, degli adulti, di tutti coloro che sono disposti ad aprirgli il cuore. Anna, prego. Loro fanno parte della chiesa di Massa Annunziata, sempre dell'opera Parola della Salvezza. Anna, Andrea e Aurora, loro vengono da lì. Prego. Pace a tutti, sono Anna. Preferisco leggere perché non so se riuscirò a dire tutto. Sono Anna, ho 30 anni e dopo 17 anni che ho conosciuto il Signore ho finalmente preso la decisione di battezzarmi senza più tirarmi indietro. Vi racconto la mia storia cercando di essere breve. Sono nata in una famiglia non cristiana e con pochissima serenità a causa di un padre violento e tossicodipendente. All'età di 4 anni mia madre riuscì a separarsi da lui tutelando la mia infanzia e non facendomi mancare mai nulla. Sono poi cresciuta sola con lei, ma vivendo sempre col terrore di incontrare mio padre. All'età di 13 anni, la famiglia del mio ex fidanzato, che erano evangelici, mi invitarono
in chiesa per la prima volta e lì ebbi la mia prima esperienza col Signore. Toccò il mio cuore e mi confortò per l'assenza di un padre nella mia vita. Anche se mia mamma non mi aveva mai fatto mancare nulla, mi sentivo sempre come un puzzle incompleto. Continuai a frequentare la chiesa con alti e bassi fino all'età di 18 anni. Quando iniziai a sentire in cuore di battezzarmi, però, mi lasciai col mio ex, abbandonando purtroppo anche la chiesa. Ma Dio era ancora lì ad aspettarmi e a creare un nuovo piano per trarmi a sé. Ho passato ben 7 anni lontana da Dio, ma sempre con la speranza di poter tornare a Lui. Durante questi anni ho conosciuto mio marito, ci siamo sposati e abbiamo avuto la nostra prima figlia. Non mi mancava nulla, ero felice, ma mi sentivo sempre incompleta e messa alla prova. Cominciai a perdere la speranza di poter tornare a Lui, fin quando lo sfidai e gli dissi: Signore, ho bisogno di Te. Ho bisogno che mi mandi qualcuno che mi prenda per mano e mi riconduca a Te, perché solo non ce la faccio. Nel frattempo mia figlia aveva compiuto 3 anni, iniziò l'asilo. E lì sentì che qualcosa sarebbe cambiato. Così arrivò Deborah. Non la conoscevo, però avevamo le figlie nella stessa classe. Qualcosa mi diceva di avvicinarmi a lei, fin quando ho trovato il coraggio di chiedergli: ma sei evangelica? Da quel giorno tutto cambiò. Ho trovato uno spiraglio di luce per poter tornare sulla retta via. Mi invitò in chiesa e iniziai a frequentare nuovamente, ma sempre con ostacoli e incertezze. In questi 5 anni ho sempre giocato a fare tira e molla con Dio, sempre con la paura di non essere mai abbastanza perfetta per Lui. Ma nessuno è perfetto, solo Dio lo è. E Lui ci ama per questo. E se chiediamo perdono con un cuore spezzato davanti a Lui, ci perdonerà. Fu così che una domenica di ottobre sentii un cuore durante un appello in chiesa di andare avanti. Così l'Eterno mi parlò e mi disse: ora basta. È il momento di prendere la tua decisione, di fare un passo avanti. Oggi, non domani. Oggi. Quella fu la spinta che mi ha portato qui oggi a seguire Gesù e non voltarmi più indietro. Grazie a Dio ho capito l'importanza del perdono. E sono riuscita a perdonare anche una persona che non è mai stata presente nella mia vita, perché non sta a me giudicare tutto il male che ha fatto e un giorno ne renderà conto a Dio. Adesso so per certo che qualunque difficoltà la affronterò con Dio al mio fianco, perché questa è una sua promessa, scritta anche su Isaia 43:2. Quando attraverserai le acque io sarò con te, quando attraverserai i fiumi essi non ti sommergeranno, quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Oggi ho la certezza che io e la mia famiglia serviremo l'Eterno. Pace a tutti. Grazie. Quanto è importante il perdono. Perdonare, e Anna è riuscita a perdonare suo papà. Vorrei chiamare Giada, di anche tu la tua età. Ok. Pace a tutti, mi chiamo Giada e ho 15 anni. Sono nata anch'io in una famiglia cristiana. Devo dire che non mi piaceva molto andare in chiesa all'inizio, anche se i miei genitori mi costringevano in un certo senso. Quando poi, all'età di 10-11 anni, una domenica mi mise a piangere in chiesa. E da lì ho capito che c'era di più. Da lì, piano piano, poi sono andata anche in un campeggio del 2018, se non sbaglio, dove ci siamo divertiti tantissimo, ma la cosa più bella è stata sentire Dio in una presenza proprio fortissima, dove non mi era mai capitato. Da quel giorno ho deciso di andare avanti, di seguirlo ancora di più, e oggi perciò ho deciso di fare questo passo con Dio e di battezzarmi. Amen. Dio ti benedica, Giada. Ecco, allora a questo punto è rimasto Salvo Ruscica, vieni qui davanti, facciamoci un applauso. Lui ci racconterà il motivo della sua scelta. Facciamoci prendere un poco d'aria. Salvo è un bravo pescatore. Il nostro desiderio è che ora diventi un pescatore d'anime, di uomini. Okay. Pace a tutti. Io conosco da tanto tempo questa religione. Sono sempre andato, i miei sono tutti quanti battezzati, ma non sentivo mai bisogno di battezzarmi. Finalmente sono venuto in questa chiesa, ho trovato la forza, Dio mi ha mandato qua. E sto facendo la scelta di battezzarmi. Ringrazio tutti quanti. Amen. Grazie.
poche parole, ma c'è un grande travaglio, un grande lavoro che Dio ha fatto nella vita. Lui trattiene i sentimenti, ma quando li trattiene, anche se come una roccia, però dai suoi occhi escono lacrime. Dio ha operato e sta operando nella vita di questi cari. Vi invito ad alzarveli in piedi, vi invito di stendere le mani verso le loro vite e di aprire anche il vostro cuore per renderlo pronto alla predicazione della parola che a breve il pastore Nicola ci ministrerà. Caro Padre, vogliamo ringraziarti, benedirti per questi cari che oggi hanno deciso di entrare nelle acque battesimali e di seguire te per vita o per morte. Signore, vogliamo proclamare la tua benedizione sopra le loro vite, che la loro fede sia sempre più confermata e consolidata, che lungo il loro cammino la loro forza, come tu hai promesso nel Salmo 84, la loro forza aumenterà e infine compariranno davanti a te in Sion. Ti chiedo la tua benedizione sulle loro vite. Ancora vogliamo pregarti per la predicazione della parola di Dio. Signore, chiediamo la tua unzione sul pastore Nicola che la ministra, ma anche la tua unzione, Signore, su ogni occhio, su ogni cuore, su ogni anima che si trova qui in questo luogo, che possa essere un terreno fertile dove cade il seme della tua parola e possa portare un frutto di salvezza. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Voglio accomodarvi, voglio andare subito alla lettura, che c'è un aereo che parte e quindi dobbiamo camminare. Leggo io Atti degli Apostoli al capitolo 8, dal verso 26 leggiamo: ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: alzati, va verso il mezzogiorno sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza, essa è deserta. Ed egli si alzò e si mise in cammino, ed ecco un uomo etiope e un alto funzionario di Caddace, regina degli etiopi, sovrintendente di tutti i suoi tesori, che era venuta a Gerusalemme per adorare. Ora egli se ne stava ritornando e seduto sul suo quadro leggeva il profeta Isaia, e lo spirito disse a Filippo: accostati e raggiungi quel caro. Filippo gli corse vicino e, sentendo che leggeva il profeta Isaia, gli disse: comprendi ciò che leggi? E quegli disse: e come potrei se nessuno mi fa da guida? Poi pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che egli stava leggendo era: egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello è muto davanti a chi lo tosa. Così egli non ha aperto la sua bocca. Nella sua umiliazione il suo giudizio fu tolto via, ma chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? E l'eunuco, rivolto a Filippo, disse: ti prego, di chi dice questo il profeta? Lo dice di se stesso o di un altro? Allora Filippo prese la parola e, cominciando da questa scrittura, gli annunziò Gesù. E mentre proseguivano il loro cammino, giunsero a un luogo con dell'acqua, e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato? E Filippo disse: se tu credi con tutto il tuo cuore, lo puoi. Ed egli rispose dicendo: io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Allora comandò al caro di fermarsi, e ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua, ed egli lo battezzò. E quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco non lo vide più, ma proseguì il suo cammino pieno di gioia. Se c'è qualche bambino, mi deve fare la gentilezza, spostatelo ora e poi lo portate quando ci sono i battesimi, così possiamo ascoltare. Spero di non essere lungo. Il testo che abbiamo letto ci parla di un pellegrinaggio. Io non so se tu hai fatto nella tua vita un pellegrinaggio, io ho fatto un pellegrinaggio, e penso che la maggior parte di noi, essendo che vengono da una religione di Stato, abbiamo sicuramente fatto un pellegrinaggio. E dice che la persona che fece questo pellegrinaggio era una persona che aveva una difficoltà. La difficoltà era che era stato mutilato nei genitali, e quindi aveva una difficoltà. Potrei dirvi che questo uomo era un uomo, ma era un uomo a metà, proprio per la sua condizione. Dice che era un alto funzionario delle finanze, quindi aveva un ruolo abbastanza di rilievo, ma proprio per la sua mutilazione lui poteva vivere a corte senza che ci fossero un domani problemi sessuali, proprio per la sua condizione. Quindi lui godeva di questa stima. Non sappiamo se fosse un eunuco
dalla nascita oppure avevo subito questa mutilazione. Ma questa non è importante, anche se questo è importante. Questa storia inizia in un modo meraviglioso e vediamo questo uomo che va a Gerusalemme. Il testo non dice tanto del fatto che lui era a Gerusalemme, ma dice che lui era andato per adorare. La tradizione ebraica, la religione ebraica, non permetteva a un eunuco di poter entrare nel Tempio. Quindi questa persona, sicuramente spinta da questo desiderio, dalla sua religiosità, fece questo pellegrinaggio pur sapendo che non poteva unirsi agli altri uomini, entrare nel Tempio e adorare Dio. Ma la sua fede che lui aveva in Dio lo spinse come altri erano a Gerusalemme. E vi voglio far notare una cosa. Succede qualcosa di straordinario, ma questa cosa straordinaria dell'intervento di Dio non avviene a Gerusalemme, dove c'erano tanti pellegrini che erano lì e che erano andati, ma succede nella vita di questo uomo e succede nella strada di ritorno. Questo uomo, l'eunuco, quando andò a Gerusalemme non vide la Madonna, non vide Gesù, non vide quello che molte volte consideriamo i santi, non vide nemmeno l'angelo di cui il testo ci parla, ma egli andò, ritornò e non era successo niente nella loro vita. E questo è quando noi abbiamo una religione. La religione non salva, qualsiasi essa sia. Noi diciamo che nemmeno la religione salva l'evangelica dove noi apparteniamo. Le testimonianze che voi avete sentito hanno raccontato che c'è stato un giorno in cui Dio ha parlato al loro cuore. C'è stato un giorno in cui hanno sentito il bisogno, come noi tutti dovremmo sentire il bisogno di qual è il destino, se c'è una vita eterna o non c'è una vita eterna, se dopo che noi moriamo finisce tutto e viene cancellato ogni cosa, o crediamo che Gesù, quando disse chi crede in me non morrà mai ma passerà dalla morte alla vita, sono veramente parole di verità. Quindi Dio non interviene a Gerusalemme, non interviene nella massa, ma lo Spirito Santo muove un evangelista, quindi viene fermata anche una campagna evangelistica e Dio dice a Filippo vai in una strada che è deserta e quindi Filippo obbedisce e va. Cosa ci fa capire? Che Dio guarda anche la singola persona, Dio guarda in un cuore solidario. La cosa importante è che noi sentiamo il bisogno, il nostro bisogno è il bisogno di conoscere Dio. Il bisogno nostro è di conoscere la grazia di Dio. Il bisogno nostro è di conoscere perché noi siamo venuti a questo mondo. Se siamo venuti solo perché i nostri genitori hanno avuto un desiderio di avere un figlio, di avere una figlia, e quindi noi siamo venuti in questo mondo. Ma noi crediamo, e la Bibbia lo dice, che noi siamo venuti in questo mondo perché non solo i nostri genitori hanno voluto che noi venissimo in questo mondo, ma Dio l'ha voluto, e lo scopo di Dio è quello che noi veramente possiamo scoprire lo scopo della nostra vita. E lo scopo della nostra vita non dovrebbe solo essere avere una famiglia, avere dei figli, avere dei nipotini, avere un buon lavoro, ma lo scopo della nostra vita è sapere, conoscere il perché siamo in questo mondo e se c'è un creatore o se è tutto frutto di un bing bang e se i nostri progenitori erano delle scimmie. Su questo non voglio andare avanti, non so quello che tu crederai, a me quello che mi interessa è in quello che io credo e la testimonianza che queste ragazze hanno dato. Quindi era in una strada deserta, non era una strada trafficata, quindi c'era una carovana, sicuramente c'erano delle persone che seguivano questo uomo per l'importanza in modo che i ladroni non lo attaccassero, non lo derubassero. E la cosa che è peculiare, che ci fa riflettere, che questo uomo mentre ritornava a casa, mentre stava facendo ritorno, e potremmo dire che non era successo niente, quindi era stato un pellegrinaggio come tutti gli altri, solo per una tradizione. Ma la cosa che ci fa riflettere è che quest'uomo, mentre era sul carro, non raccontava barzellette, ma dice che leggeva la Bibbia del Vecchio Testamento, in particolare leggeva il libro di Isaia, e non è stato un caso che lui leggeva sulla passione di Gesù, di quello che sarebbe stato la vita di Gesù, quello che Gesù avrebbe subito per ognuno di noi. Dice come una pecora muta fu portato allo scannatoio senza lamentarsi. Ed è stato quello che Gesù ha vissuto per noi.
È stato quello che Gesù ha patito prima di andare sulla croce, essere immolato, dice la Bibbia, per i peccatori dell'umanità. Non c'è alcun giusto, tu non ti puoi autosalvare. La Bibbia dice che tutti siamo peccatori e privi della gloria di Dio. E quando la Bibbia dice che tutti siamo peccatori, non si riferisce a quello che è il tuo stile di vita o il mio. Ma la Bibbia si riferisce che per il peccato di Adamo ed Eva l'umanità è stata rovinata, l'umanità è stata partorita del peccato. Per la disubbidienza di un uomo, una grande condanna è caduta sull'umanità. Quindi l'esigenza, la cosa più importante per l'umanità, non è solo la questione di cui noi sentiamo parlare in televisione, che dobbiamo risolvere la questione climatica. Certamente dobbiamo rispettare il periodo in cui noi ci troviamo. Ma la cosa più importante per l'umanità non è solo questo. La cosa più importante per l'umanità è risolvere il problema dei propri peccati e sperimentare la grazia e l'amore di Dio nella propria vita. Senza Dio, senza Gesù, senza questa certezza, c'è una morte seconda, c'è una separazione. La religione non ti può dare vita, la religione non ti può salvare, la religione non ti può portare nel regno dei cieli, non ti può portare in paradiso. Perché non si entra nella vita eterna per le nostre azioni, buone azioni. L'unico che può mandarci in cielo nella vita eterna è il sacrificio di Gesù Cristo. E Gesù Cristo dobbiamo riceverlo nel nostro cuore. Dobbiamo riconoscere di essere peccatori, dobbiamo riconoscere di essere perduti, dobbiamo riconoscere di essere come in un dirupo e stiamo cascando, dove noi rovineremo la nostra vita. E solo se noi sentiremo questo bisogno e riconosceremo di essere peccatori, noi grideremo al Figlio di Dio, a Dio, il creatore dei cieli e della terra, e dire: salvami. Era su quel carro. Filippo si accostò, lui lo invide, fu molto generoso. Filippo salì e sentì quello che lui stava leggendo, di cui vi ho parlato prima. E Filippo gli fa una domanda: comprendi tu quello che tu stai leggendo? Filippo non gli disse di cambiare religione, perché non è nel cambiare religione che questo sì, cioè farà la felicità della tua vita. Quando molte volte parliamo, qualcuno dice: no, io ho la mia religione. E tieni la tua religione, tu non devi cambiare religione. Filippo non doveva cambiare, cioè l'eunuco, scusate, non doveva cambiare religione. L'eunuco non doveva abbandonare il giudaismo. Quest'uomo non doveva abbandonare dove lui apparteneva. Questo uomo doveva ricevere, questo uomo doveva sperimentare, e la sperimentazione è la cosa più importante. Sapete che Dio si fa sentire, sapete che Dio si fa sentire nel tuo cuore, se in te c'è questo bisogno e lo invidi a entrare nella tua vita. La cosa che ha sconvolto la mia vita 34 anni fa, quando un mio collega, un poliziotto, mi parlò di Gesù, anch'io credevo in Gesù, anch'io avevo la mia religione che mi accomodava, che mi faceva fare tutto quello che io volevo, perché noi fa bene avere una religione, perché la religione ci fa stare lì, possiamo fare tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. Quindi in un certo senso la nostra coscienza è un po', diciamo, addormentata o risvegliata. Dio cambia le persone, Dio trasforma i cuori. La potenza di Dio quando entra in un cuore di far realizzare il cielo nel tuo cuore. Quando mi sono arreso, non subito, perché mio collega mi parlò per 5 anni, e ringrazio Dio, sono sempre grato a questo giovane che era più femminato da questura di Genova, e siamo nella carusa, su buttava la chiesa, meno male che sta ragazza si è portata in chiesa. Quindi il suo cuore è stato cambiato e venne in casema a parlarci di Gesù. Per noi pensavamo gli avevano buttato qualcosa negli occhi, un tipo di polvere, ci avessero fatto un lavaggio di cervello, perché così molte volte noi parliamo, diciamo, quando non sperimentiamo la grazia di Dio. Ma vidi un uomo, il più peccatore, il più femminaro, veramente cambiato nel cuore, avere un rispetto per Dio. E Dio merita il rispetto, Dio merita l'ubbidienza. Appartenere a Gesù significa girare le spalle al peccato, appartenere a Gesù significa mai più con il peccato, ma scegliere Gesù nel nostro cuore. Comprendi tu? E lui dice: ma come faccio a capire e comprendere se non c'è qualcuno che me lo spiega?
Quindi c'è bisogno che qualcuno ci parli di Gesù. C'è bisogno che qualcuno ti dica Gesù ti ama. C'è bisogno che qualcuno che ti dice che c'è una speranza eterna. C'è bisogno che qualcuno ci dica che noi abbiamo bisogno, ripeto, non una religione, ma un incontro personale con il Figlio di Dio. La cosa più bella è che Dio ti incontra in un modo personale. Era un uomo scartato. L'Etiopia era considerata l'ultimo degli ultimi. Era stato mutilato. Aveva una situazione non bella, la situazione che lui viveva. Non poteva avere una famiglia, non poteva avere dei figli. Ma Dio vede il bisogno che c'era nel suo cuore, come Dio vede il bisogno che c'è nel cuore di ognuno di noi. E qualcuno all'inizio salutandogli gli ho detto stasera Dio mirerà al cuore, perché Dio mira al cuore. Dice sto alla porta del tuo cuore e picchio, e se tu senti bussare apri. Dio non forzerà mai nessuno, Dio non ti punterà mai un fucile, una pistola, non ti dirà mai devi credere, devi credere, devi credere. Gesù ti dirà, te lo dirà sempre in continuazione, sono morto per te, sono morto per te, sono morto sulla croce per te, ho patito al posto tuo, ho sofferto per te, come una pecora muta. Egli non si lamentò di nulla, perché capì, comprese che la volontà di Dio era non liberarlo da quel calice, non liberarlo dalla sofferenza, capì che la volontà di Dio era salvare l'umanità. E siccome abbiamo detto che nessun giusto c'è sulla terra, il Figlio di Dio è venuto nel mondo per morire per noi, e questo è un atto di amore più grande che Dio poteva offrire all'umanità. Egli come una pecora muta senza aver aperto bocca. Io non so se tu sei stato mai al macello, ma io vengo da un paesino che quando sono partito in polizia erano 1000 abitanti, oggi forse sono 300 se ci arrivano. E quindi le persone avevano gli agnelli, le capri, i maiali, e quando noi sentivamo che li scannavano, mamma mia, per noi che eravamo piccoli era un brutto spettacolo sentire, cioè proprio questo animale nella sofferenza. Egli andò al Calvario senza aprire bocca, senza lamentarsi. 30 anni fa circa era a Maniace, avevamo dato vita a una chiesa da poco, e c'era un giovane che era un pastore di pecore al quale abbiamo parlato di Gesù, lo abbiamo evangelizzato, abbiamo raccontato a lui perché Cristo è morto sulla croce. Se non c'è qualcuno che te lo dica, molte volte basta un opuscolo, molte volte basta una parola. Quasi 30 anni fa incontrai un boss della mafia, disse solo una parola: Gesù ti ama. E solo questa parola lavorò nel cuore di questo uomo, che lo cambiò, lo trasformò, e da mafioso divenne un potente predicatore del Vangelo. Solo una parola. Questa sera potrebbe bastare solo una parola che lavori nel tuo cuore, che lavora dentro di te e ti fa sentire la condizione e il bisogno che hai di Gesù. Senza aver Gesù si è soli, senza Gesù non si ha sostegno, senza Gesù non abbiamo una spalla su cui piangere. Aurora parlò che ha perso la mamma che se n'è andata con il Signore, e se non avesse conosciuto Gesù, altro che, sarebbero morti dietro di lei. Ma quando c'è la fede si soffre, e si soffre con fede, perché alcuni dicono che la potenza dello Spirito Santo è più potente del dolore. E questo giovane che non avevamo potuto portare in chiesa, una sera arrivò in chiesa, entrò e disse, inginocchiandosi: vi chiedo di pregare per me, perché questa sera voglio accettare Gesù. E gli abbiamo detto: che ti è successo? Abbiamo cercato di portarti in tutti questi mesi senza riuscirci, e questa sera tu sei venuto di tua spontanea volontà. Sì, sì, dice. E ve lo dico, che oggi mentre ero con le pecore, a un certo punto le pecore stavano andando in una proprietà altrui, e allora ho preso una pietra e l'ho lanciata alla pecora in modo che deviasse tutto il branco, e colpì questa pecora alla coscia, e la pecora si accasciò senza aver aperto bocca, senza ballare. Allora ci mi sono ricordato,
quando voi mi avete parlato di Gesù e mi avete raccontato di questo. Egli non aprì bocca nella piena sottomissione e obbedienza di Dio. Molti altri possono immolare Gesù, possono farsi crocifiggersi. Nella storia alcuni lo hanno fatto, ma mai potranno sentire le stesse cose, il dolore che Cristo ha patito sopra la loro vita, perché su questi altri non pesavano il peccato dell'umanità. Egli è morto, un giusto per degli ingiusti. Un secondo Adamo è morto per liberarci dalla condanna dell'Adamo che introdusse nel mondo. Ogni volta che noi sentiamo la parola di Dio, ogni volta che c'è qualcuno che ti parla di Gesù, ogni volta che c'è qualcuno che ti parla della croce di Gesù, e la croce non è quella che voi portate come pendente, la croce non è quella che voi portate a collo, perché la croce per Gesù non è stato qualcosa di cui rallegrarsi, la croce per Gesù non è stato qualcosa che lo ha rallegrato, la croce per Gesù è stata una grande sofferenza, egli è stato crocifisso lì su quella croce, egli morì per noi, egli ha patito, ha sofferto così tanto affinché il valore di quel sangue ancora questa sera possa toccare i cuori di quanti ancora non hanno fatto questa scelta. E dice: di chi parla il profeta? Parla di se stesso o parla di qualcun altro? E allora a questo punto Filippo lo porta, stringe il discorso e lo porta, gli parla di Gesù. E allora, dopo che gli parlò di Gesù, egli disse: chi mi impedisce di potermi battezzare? E si vede che c'era una pozzanghera, e il testo non dice se l'acqua pulita o sporca. E quando tu sei afferrato da Dio, quando Dio scende nel tuo cuore, tu non guardi la condizione in cui tu ti trovi. Aveva un desiderio, e il suo desiderio era che da pellegrino era andato a Gerusalemme e non era successo niente. Ma in quel momento in cui Filippo gli annuncia Cristo, gli spiega perché Cristo era morto, gli spiega, non parlava del profeta, ma gli spiega che Gesù Cristo, il figlio di Dio che era morto sulla croce, era l'unica persona sulla quale bisogna credere per ricevere la salvezza. La Bibbia dice: non vi sono altri mediatori. La Bibbia dice: non vi sono altre strade, né Buddha e nessun leader di ogni religione ti può salvare. Tu direi: se fosse un po' arrogante. No, io dico ciò che dice la Bibbia. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Gesù dice: non ci sono altre strade, non ci sono altre vie per poter salire in cielo. Altri non sono morti per te e per me. Egli è morto affinché noi possiamo vivere. Ed egli scese in quelle acque. E quando uscì da quelle acque non vide più Filippo. Concludo. L'ebraismo non gli permetteva di entrare nel Tempio ed essere assieme agli altri, perché il testo conclude dicendo: egli se ne andò nella gioia. E voglio spiegarti la gioia. La religione non gli dava gioia, la religione lo escludeva, ma Cristo lo accudeva, Cristo lo riceveva, Cristo gli porgeva le mani, Cristo non guardava la sua mutilazione, Dio non guardava qual era la sua condizione, Dio guardava solo il bisogno di un cuore e dice: come posso essere salvato? Come posso ricevere questo? E Filippo gli disse: devi credere con tutto il tuo cuore. È semplice, e questo è il segreto: credere con tutto il nostro cuore. Ma devo dirvi che molte volte il nostro cuore è pieno, è impegnato di tante cose, come lo è stato impegnato e pieno nella mia vita per 30 anni. Ma ringrazio Dio quando ho iniziato ad ascoltare, ho iniziato a capire, ho iniziato a comprendere, ho iniziato a dire: Enzo, cosa tu mi vuoi dire? E iniziò a spiegarmi perché Gesù Cristo era venuto nel mondo. Vorrei chiedervi gentilmente di alzarvi in piedi e per un attimo, pochi istanti, vi chiedo che ogni capo sia abbassato. E vogliamo dare per qualche secondo, qualche forse minuto, spazio allo Spirito Santo
che possa parlare al tuo cuore. Dio ti ama e ti ama così tanto che non vuole lasciarti in quella condizione. Ti accetta per come tu sei, ti accetta con tutto il tuo carico, ti accetta con tutto quello che tu hai fatto fino adesso. Ma Egli ti ama così tanto che vuole entrare nel tuo cuore, che vuole entrare nella tua vita. Egli disse: chi mi impedisce? Ne fu convinto, l'ha voluto, come queste ragazze questa sera l'hanno voluto. Fino a ieri sera gli abbiamo detto: ma siete sicuri che vi volete battezzare? Qualcuno direbbe: ma tu li vuoi scoraggiare? No, perché non diciamo alle persone che essere cristiane oggi non è una cosa facile. Essere cristiane oggi bisogna avere carattere, bisogna avere forza, come Giovanni Battista, il quale denunciò il peccato, gli fu tagliata la testa. Essere cristiano oggi è andare controcorrente, essere cristiani è essere soldati della croce, essere cristiano oggi è accettare Cristo costi quello che costi, e lasciatemelo dire, o per vita o per morte. Egli vuole entrare nel tuo cuore, e se tu senti questa necessità, senti un bisogno, e che bisogno del tuo cuore, mentre ogni capo è chino e ogni occhio è chiuso, se tu vuoi accettare Gesù nel tuo cuore e se tu vuoi che io preghi in questo momento per te, mentre ogni occhio è chiuso e ogni capo è abbassato, io voglio chiederti di alzare la tua mano verso il cielo. È un segnale che tu possa indicare al Figlio di Dio, come l'eunuco: io ti voglio. Alleluia. Se senti questo nel tuo, Dio ti benedica. Dio ti benedica. Ogni occhio chiuso e ogni capo abbassato. Lascia che Dio parli al tuo cuore. Lascia che Dio parli alla tua vita. La Bibbia dice che oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno in cui Dio vuole entrare nel tuo cuore. Ogni occhio chiuso, vi prego, ogni capo abbassato. Se tu desideri, alza la tua mano verso il cielo, fa un segno verso di Dio. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica lì davanti alla porta, Dio ti benedica qui alla mia sinistra, Dio vi benedica giù in fondo, Dio vi benedica, Dio vi benedica. Dio vi ama e vuole bene e vuole compiere un miracolo nel vostro cuore. Rimanete per come siete e io ti voglio presentare queste mani alzate. Tu che vedi ogni cosa dal cielo, tu che vedi la condizione del loro cuore, tu che vedi i loro bisogni, noi li raccomandiamo a te, Figlio di Dio, noi li raccomandiamo a te, Padre Eterno, che tu possa prenderti cura di loro, che tu possa parlare alla loro vita e al loro cuore, che tu possa portare gioia e la certezza di essere perdonati dai propri peccati. Il sangue di Gesù è stato versato su quella croce affinché chiunque crede non perisca, ma riceva la vita eterna. Grazie, perché tu stai spopolando l'inferno e stai riempendo il paradiso. Grazie, perché tu stai chiamando le persone al ravvedimento. Grazie, perché tu sei lo stesso ieri, oggi, in eterno. Grazie, perché c'è scritto che c'è festa lassù nel cielo per ogni peccatore che si converte e che si arrende a te. Non a una religione, non a un capo politico, non a un capo religioso, ma a te, Figlio di Dio, che sei morto per noi, hai dato la tua vita. Oh, grazie Gesù, grazie per come ti sei dato, grazie per come sei salito su quel Golgota, grazie perché tu hai detto come ultime parole: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Vogliamo cantare questo cantico?
rimaniamo in questa attitudine. Luce del mondo, cammini tra noi, apri i miei occhi e vedrò soltanto tu. Hai cambiato il mio cuore, Dio cambia il cuore, la speranza che ho. Sono qui e ti adoro, sono qui e ti onoro, sono qui per dire se c'è di puro, di meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Tu sei il re che io esalterò sempre, la gloria, Signore. Proiettare in questo schermo, vogliamo battezzare prima Aurora, sua cugina. Dio è buono. Aurora, chi è Gesù per te? Tutto. Tutto. E per questa testimonianza, poche parole, ma che dicono tanto, noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sono nuovo. Donata, chi è per te il Signore? Gesù? Il mio Salvatore e la mia forza. Amen. Per questa dichiarazione noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia. Più che conquistatore in Cristo sono un uomo nuovo.
C'è congelata. In Russia si battezzano nel ghiaccio. Anna, credi che Gesù è il figlio di Dio ed è morto sulla croce per i tuoi peccati? Sì, lo credo. Per questa confessione di fede noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Giada. Giada. Hai deciso, cosa hai deciso? Di seguire Cristo. Amen, per questa dichiarazione tua noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ehi, vive, ehi, vive. Pastore, siamo contenti, vogliamo onorarti che sei tu a parlare al tuo nipote. Gloria a Dio, sono emozionato, ma non, tu non fare come me. Allora, io sono felice che tu stai facendo questo patto, ma tu mi devi dire una cosa, perché accetti Gesù? Perché lo amo. Gloria a Dio per questa bellissima testimonianza. Ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non sono più io che vivo. Rosy, credi che Gesù Cristo è il tuo Salvatore e il Signore della tua vita? Sì, lo credo. Per questa tua dichiarazione noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia! Io ho deciso, seguo Cristo, indietro Tommaso, hai deciso di seguire Cristo? Amen. Lo voglio. Per questa tua dichiarazione noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Guardo alla croce e lascio il mondo, indietro non torno. Salvo, credi che Gesù ti ha scelto e ti vuole perdonare dei tuoi peccati e lui sa che questo giorno è importante per te? Sì. Per questa tua confessione di fede noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Egli è il Re dei Re, Signore dei Signori, si chiama Gesù. Jesus.
questo cavaliere, dai. Che dici tu? Anzi, vieni, per battezziamo assieme, vieni. Gabriele, credi che Gesù è il figlio di Dio ed è morto sulla croce per perdonare i tuoi peccati? Sì, credo. Stefania, credi che tu, Gesù Cristo, è il Signore? Sì, credo. Gabriele, ma ti vedo scantato, non stai andando alla croce. Ah, ok. Per questa confessione noi vi battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La vittoria è nostra, la vittoria nel nome di Gesù. Satana è sconfitto, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. Chi può dire ciò che Dio può fare? Ciò che Dio può fare.